Ma non si va da nessuna parte, non c'erano presupposti che noi potessimo soffrire, perché tranne un tiro di Snyder su punizione, Gillet non aveva fatto neanche una parata, quindi eravamo padroni del campo. Se vai a vedere, noi abbiamo fatto la partita 80 minuti su 90, abbiamo preso due gol. Nel momento che tu fai degli errori contro i campioni li paghi immediatamente. Abbiamo preso gol su un colpo di tacco a metà campo che è assolutamente impensabile per come giochiamo noi, abbiamo preso il secondo gol su un passaggio fatto con un pizzico di sufficienza e chiaramente paghi, però poi al di là di questo c'è la prestazione del Bari, 80 minuti su 90, avevamo di fronte i campioni d'Italia. L'anno scorso l'Inter vinceva lo scudetto e giocava in Champions, il Bari giocava in Serie B. Ci sono un gruppo di giocatori giovanissimi, esordienti, molti, e il fatto che abbiamo portato 60.000 persone a San Nicola, il fatto che la gente si sia divertita, il fatto che abbiamo anche il rammarico del risultato è sinonimo di una prestazione sopra le righe, che poi era quella che volevamo. Poi è chiaro che un po' di rammarico c'è sul 2-0, era impensabile di poter pareggiare vedendo che non avevano fatto un tiro in più.